a tutti, sono Barbizzana e oggi volevo parlare di Batman vs Superman Dawn of Justice. Sono stata l'anteprima del film, quindi se volete un'opinione senza spoiler potete trovare qui sotto il link. Questa recensione sarà con spoiler. Se avete visto questo film fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivetemelo qui sotto. Io non sono espertissima di comics, quindi se dico qualcosa che in realtà è una critica ma nel fumetto è effettivamente così, voi ditemelo. Se ci sono all'interno del film delle chicche da fan che io non conosco, ditemelo, voglio saperle. Sinceramente quando ci sono dei film tratti da fumetti, libri, eccetera eccetera, io sono molto convinta che ci debbano essere delle chicche tipiche per i fan, però di base si dovrebbe capire anche se non hai mai sentito nemmeno parlare di quel progetto. Ovviamente il film parla della lotta titanica tra Batman vs Superman, con l'aggiunta un po' così a un certo punto di Wonder Woman, che è diciamo una parte abbastanza marginale, ma lei non è la protagonista del film, quindi ci sta. Il film di per sé secondo me è retto da elementi abbastanza eccellenti, che diciamo sono un po' la base del cinema action, che fanno sì che un film action riesca oppure no. E sto parlando di regia, montaggio, effetti visivi e soprattutto musica, che qui è fantastica. Mi è piaciuta molto la tecnologia Real 3D, che è diversa dal 3D normale, è meno spigolosa, insomma un pochino più naturale, ma allo stesso tempo molto 3D, almeno all'inizio, poi dopo man mano... un po' come tutti i film 3D. Mi è piaciuta tantissimo la musica di Hans Zimmer e mi è piaciuta tantissimo l'interpretazione di Jesse Eisenberg come Lex Luthor, che secondo me è, diciamo, l'unica o quasi scelta di casting azzeccata. Il suo Lex Luthor a me è piaciuto molto perché è un dominatore, ma è un simpatico pazzo un pochino alla Joker, quindi io capisco che a molti può non essere piaciuto. Forse il cambiamento del personaggio, io non so com'è Lex Luthor nei comics, quindi forse è stato snaturato, voi fatemelo sapere che così so qualcosa in più. Io però sinceramente apprezzo molto questo cambiamento, almeno per quanto riguarda l'attore Jesse Eisenberg, perché secondo me ci sta molto meglio con il suo corpo, con la sua faccia attoriale. Sinceramente se l'avessero vestito di pelle e vederlo fare tipo il dominatore tenebroso, secondo me non era assolutamente nel personaggio. Lui è poco più che un adolescente e invece questo look è un pochino alla startup della Silicon Valley. Per me è un ragazzino viziato appena uscito dall'adolescenza, un po' come esprime il suo corpo, che sta entrando così nel mondo del sadismo, che poi sarà proprio quello di Lex Luthor, almeno secondo me. Magari il personaggio di Lex Luthor è totalmente diverso, voi fatemi sapere, però sinceramente un personaggio diverso con un attore come Jesse Eisenberg non ci sta, secondo me. Forse dovevano scegliere un altro attore, potrebbe essere. Secondo me però c'è stata una scelta di casting sbagliata a tutti gli effetti e secondo me un grandissimo problema del casting è l'età. Un po' come ho detto nel mio video precedente, secondo me i supereroi devono essere delle caratteristiche che la gente vuole avere per quanto riguarda la forza, l'altruismo che nessuno di noi è capace a dare, coraggio e ovviamente bellezza. La gioventù dà bellezza e dà soprattutto il senso di forza. Un supereroe anziano oppure non più giovane dà l'idea di un supereroe decaduto, non certo di un supereroe al pieno della sua forza e quindi un supereroe a tutti gli effetti. La scelta di Ben Affleck come Batman è stata molto criticata sin dall'inizio e diciamo che ha dei problemi secondo me di base, loro in pratica poi ve ne parlerò meglio, però il personaggio di Batman è un po' un cretino, un average man, che è molto simile al personaggio che Ben Affleck faceva per Gone Girl, un po' un idiota, e quindi lo fa bene, però forse il problema è un pochino a monte. A me sinceramente non è piaciuta il fatto dell'età di Ben Affleck. Gli attori lavorano con il proprio corpo deve raccontare il personaggio, non è che possiamo prendere un boh Danny DeVito e dire ehi, fai la parte del Latin Lover. E secondo me questo, l'età di Ben Affleck, almeno l'età che dimostra Ben Affleck, secondo me è un grande ostacolo per il personaggio. È stato, le prime immagini di Bruce Wayne sono praticamente lui con i capelli neri con due ciuffi bianchi e qua tipo Maxwell Sheffield della tata, che boh, a me ha dato tanto l'idea del redattore del giornale in cui lavorava Spider-Man, oppure ha fatto pensare boh a quei tizi che sono un po' degli imprenditori, dei produttori di teatro che in realtà hanno tipo 60 anni ma escono con delle tizie che hanno la metà della loro età e si credono tanto fighi. Certo, per molti un uomo anziano che va con delle ragazzine, ragazze, può essere visto come un senso di potenza, a me sinceramente ha dato un senso di molta, molta tristezza e patetismo. Bruce Wayne è un vecchio che è ancora tormentato da traumi infantili e secondo me la cosa è abbastanza una debolezza del personaggio. Ok che ogni supereroe ha dei punti deboli, dei piccoli talloni di Achille, però sinceramente... secondo me è una debolezza evidente del personaggio. Un po' tutti i film dei supereroi si basano sul passaggio dell'eroe che è da debole a forte, emancipato e sicuro. E molto spesso questo passaggio avviene proprio con un riappacificarsi oppure per un rinegoziare il rapporto che hanno con i propri genitori. Un po' come succedeva nei vecchi film di Superman in cui Kal-El incontra suo padre che era interpretato da Marlon Brando. Un film abbastanza trash, però io amo Marlon Brando, anche grasso, anche così, lo amo. Però questo è tutto in discussione di cui parleremo un pochino meglio dopo. Batman secondo me è sempre stato un supereroe il cui rapporto con il maggiordomo, con Alfred, era diciamo, lui era un po' un padre vicario, un po' un nonno, un po' un genitore, una figura paterna acquisita. Qui c'è
Jeremy Iron, che è quasi coetaneo di Ben Affleck, è quasi più figo di Ben Affleck, ha quasi un carisma più di Ben Affleck, e quindi qui gli equilibri vengono un pochino meno. Gli stessi discorsi che fa Ben Affleck su come si deve sistemare, eccetera, eccetera, che sono abbastanza vecchi e diciamo triti e ritriti, che forse hanno anche un senso, però sinceramente sono abbastanza vecchi. Se fossero arrivati da un signore che insomma era un vecchio, avrebbero avuto un certo senso, ovvero tipo la saggezza dell'anzianità, però messi così è nella bocca di un tizio che ha quasi l'età di Bruce Wayne, sembra un po' quella zia che ti vede solo a Natale e prima ancora di dirti come stai ti chiede: beh, ma come mai non sei ancora incinta? Quando farai figli? Sembra più una zia impicciona. Il loro fatto dell'età secondo me annulla parecchio il rapporto da padre e figlio che in genere vivono Bruce e Alfred. E avendo un maggiordomo così carismatico secondo me annulla molto il carisma di Ben Affleck, che già sta ai limiti storici. Già in questo film Batman ha poco carisma, inoltre ci mettiamo che il fatto che viene rappresentato come un rosicone, che usa apposta scusa alla Salvini per incazzasse con Superman. E inizia così una mezza specie di gara tra lui e Superman, senza che Superman lo sappia, su chi piscia più lontano. Tutto ciò è presentato in maniera anche un pochino bruttina, secondo me indebolisce sia la battaglia e sia i personaggi di per sé. Poteva essere veramente una battaglia titanica, ma alla fin fine un pochino a volte scade tipo in una litigata da uomini e donne, tipo no ma tu stai qui solo per le telecamere, una roba così. Amy Adams dovrebbe essere la giovane fidanzata di Superman, entrambi dovrebbero essere dei giovani professionisti che insomma si stanno facendo le ossa come coppie e come giornalisti. Henry Cavill sembra molto meno giovane rispetto a com'è, quanto è figo Henry Cavill, così come Amy Adams. Io sinceramente non riesco a capire. Questo aspetto non tanto giovane secondo me ci stava anche se il film avesse parlato tipo di come stessero andando a finire le figure dei supereroi, si parlasse diciamo di un tempo trascorso che è molto molto lungo e come il rapporto di Superman, di Batman e con il loro alter ego da supereroi, da uomo di tutti i giorni fosse cambiato nel tempo e come fosse cambiata la percezione all'interno della società. Però proprio così non è, non si sta parlando di un lungo periodo e quindi tutto ciò stride un pochino. Il film a me sinceramente ha fatto un po' ridere perché sembra un po' la sagra del machismo, Batman che inizia questa guerra da solo, cioè senza che nemmeno Superman lo sappia, su questa cosa di celudurismo. Ce l'ha insomma con Superman perché Superman è più forte, è più giovane, è più amato di lui e quindi lui rosica. Ma parliamo un attimo dei corpi. I corpi dei supereroi sono diciamo una cosa centrale della rappresentazione perché devono incarnare tutte le qualità positive dei supereroi. Molto spesso i supereroi hanno un corpo ipersessualizzato, ovvero con dei caratteri sessuali molto molto accentuati che sono quasi irreali, insomma, quindi vediamo dei muscoli grandissimi per l'uomo e delle tette enormi per le donne. Anche qui il concetto di sessualità è un po' della cosa patriarcale, ovvero l'uomo ha la forza, la donna ha la sensualità. Guai se la donna avesse la sensualità, guai se l'uomo avesse una sensualità, sarebbe roba da gay. I supereroi hanno un contesto molto molto fortemente gay, però non viene detta, è come se una cosa che sapessero tutti però nessuno la dice. Sono molto spesso dei prodotti fatti da uomini per altri uomini, quindi anche solamente parlare di sensualità del corpo di Superman viene vista un pochino come oh mio dio che cosa gay. Come vengono trattati i corpi all'interno del film? Parliamone. Allora, il corpo di Superman, di Batman e di Wonder Woman come supereroi vengono trattati alla stessa maniera, ma non fuori dalla tutina. Durante la battaglia ovviamente c'è una scena che noi non vedremo mai per un supereroe uomo, ovvero dove Wonder Woman schiva in pratica una roba che la stava per uccidere, ovviamente a gamba aperta, la macchina da presa a livello visivaginale. È una messa in scena, è una ripresa che noi non vedremo mai fatta da Superman, da Batman. Se viene fatta in quel senso verrebbe fatta con un senso di comicità, scherzando sul fatto che hanno evitato l'evirazione, insomma, anche qui la rappresentazione fa abbastanza pensare secondo me. Questo per quanto riguarda quando sono supereroi, ma quando sono le persone della vita di tutti i giorni le cose cambiano, eppure parecchio. Non si sa perché il corpo di Lois Lane ci viene mostrato, quasi più di quello di Superman. Perché? Perché dobbiamo vedere Lois Lane nuda? Ma che ce ne frega? Le scene in cui lei è una giornalista coraggiosa e tenace sono abbastanza poche. Molto spesso ci viene presentata, almeno all'inizio del film, come una che deve essere salvata dal ragazzo perché lei vuole fare un pochetto troppo la matta. Oppure inutilmente dentro una vasca da bagno nuda, senza alcun motivo, senza alcuna legata all'interno della scena, cioè dove nemmeno fanno sesso, nulla di tutto ciò. La cosa abbastanza strana è che ci sono veramente più scene di lei nuda che di Clark Kent. In realtà in genere negli eroi, nei supereroi, pensate a Rocky, i film di Schwarzenegger, ci sono, oppure American Gigolo per esempio, ci sono molte queste scene in cui l'eroe, il protagonista si allena, che in genere per quanto riguarda soprattutto gli eroi maschili riguarda proprio una cosa di sensualità, però maschio etero friendly, ovvero fanno vedere queste scene in cui gli eroi sudano e si allenano e ci si concentra un pochino sul loro corpo senza il terribile sporocchio di gay gay gay. La cosa assurda è che in questo film ci sono
scene di quello, ma più scene di Lois Lane nuda. Perché? Il suo personaggio, diciamo che ha quasi un unico fine, ovvero confermare che Superman è etero. Insomma, etero Superman, ci sta. Un po' come una tizia che di cui si vede solamente un pezzo di corpo, nemmeno la faccia, quindi ovvero non ha nemmeno una personalità e tutto, che ha solamente come ruolo farci capire che Bruce Wayne è un latir lover, se le stende tutte. Lois Lane è lì per confermare l'eterosessualità di Superman. Ok, possiamo andare a dormire tranquilli, ma soprattutto il fatto che Superman ha superato il complesso edipico, cosa che Bruce Wayne è molto ben lontano da superarlo. C'è una scena in cui, molto importante, in cui tutto attende a Lois Lane, che è veramente bruttina, in cui Lois Lane va a raccogliere un arpione e, boh, non lo so, si butta in acqua, insomma è un po' una poracciata sinceramente, e lì si ripresenta uno schema già visto e rivisto e rivisto, in cui insomma la tizia va lì, che è una pora cretina, si mette sempre nei guai perché vuole fare il passo più lungo della gamba, e lì l'eroe deve sempre fare la solita decisione: salvare il mondo o quella povera deficiente di cui ti sei innamorato. E fa tutte e due. Noi questa scena l'abbiamo vista più volte, anche tipo nel primo film di Spider-Man, in cui c'era praticamente una scena in cui c'era Kristen Dunst e dall'altra parte tipo un bus, e bilanciava allo stesso momento il cattivo, non mi ricordo nemmeno più chi fosse, e Tobey Maguire, Spider-Man, andava e salvava tutte e due. La scena è abbastanza bruttina perché insomma lei rimane là soffocata nell'acqua, e io sinceramente mi aspettavo che sbucasse fuori Aquaman per salvarla, almeno così una comparsata random. Invece Aquaman in questo film compare un millesimo di secondo, non lo so, sono comparsa più spesso gli altri G di lui. Il tutto insomma ricalca il solito plot: l'eroe è molto molto alto, ha un sacco di cose, però c'è la fidanzata che è una deficiente, e ogni volta lui deve mettere a posto le cose che fa la fidanzata perché è una cretina. Vuole fa ma non se la sacca, va da sola e fa solo casini. Questa cosa è abbastanza frustrante, soprattutto perché è un po' complesso. Voi dovete pensare che in genere lo spettatore si identifica maggiormente sull'eroe maschio, ovvero con lo stesso genere sessuale che ha. In genere la spettatrice si identifica più spesso con il personaggio femminile che c'è sullo schermo. Questa non è una regola ferrea, molto spesso io mi identifico maggiormente in personaggi maschili, eccetera eccetera. Può essere assolutamente, però in genere, diciamo, per maggioranza è un pochino così. E presentare sempre personaggi femminili abbastanza di merda è un po' un problema, perché vuol dire che o ti identifichi nel personaggio maschile innamorato di una deficiente, quindi è un po' brutta, oppure ti identifichi nella deficiente. Sempre in quest'ambito dell'ambito femminile iniziamo a parlare di Wonder Woman, la cui presenza, diciamolo, è semplicemente per spingere poi il film che la riguarderà. A me sinceramente questa virata un pochino gladiatrice di Wonder Woman non è che incontri proprio i miei gusti, mi sembra un po' una rivisitazione trash di Hercules. Non mi piace, avrei preferito una tutina un pochino, anche se era bella trash, anche quella molto patriottica, stelle e strisce, però l'avrei preferita, secondo me era più carina. Questa mi sembra un pochino troppo la versione della Pepsi dove c'era Britney Spears, Beyoncé e Pink, chissà di trash. Però apprezzo l'intento di darle un look più da guerriera. La sua vera presenza in quanto Wonder Woman è negli ultimi 10 minuti di film e basta. Prima noi la vediamo, però insomma viene presentata in una maniera un pochino... insomma ci fa capire, non lo so perché, però si ha questa idea, insomma ce la presentano come il fatto che Batman se l'è scopata. Wow, bello, ma che bello. Le cose che dice Diana sono un po' quelle tipiche tra mascolinità, femminilità, che sono veramente tristi, stereotipi tristi, che tu dici perché? Sento un pochino in soggezione, dici perché stanno dicendo queste cose, ma chi le ha scritte questi dialoghi? Inoltre non sappiamo assolutamente un cavolo di Wonder Woman, non sappiamo che lavoro fa, non sappiamo assolutamente niente, sappiamo che Batman molto probabilmente ci è passato, e soprattutto viene un po' rappresentata come un oggetto più che un soggetto di scena. Molto spesso nelle sue scene viene semplicemente guardata, e non dico in quanto Wonder Woman, in quanto persona Diana, dovrebbe essere Diana Price, insomma è dipinta sempre in quanto tizia guardata dalle telecamere di sicurezza, dai filmati che ha Lex Luthor, o tizia guardata da Ben Affleck che vuole fare marpione. Tutto questo la rende un magnifico spettacolo, qualcosa da guardare e non un agente dello sguardo, che quindi questo è un gioco di potere all'interno del cinema. Se sei guardato non c'hai il potere, se guardi hai il potere. Molto spesso lei viene guardata, soprattutto ci sono molte inquadrature in cui noi vediamo la soggettiva di Ben Affleck che guarda Wonder Woman, soprattutto le guarda sempre quello, o la scollatura davanti o la scollatura del dietro, o lei che cammina in maniera sexy. Come capirete è un po' un problema. I costumi di lei secondo me sono perfetti, ricordano molto la sua armatura, però vengono molto naturalizzati con la vita di tutti i giorni. Non si può dire lo stesso per i costumi di Ben Affleck e di Bruce Wayne. Batman ha decisamente vinto premio costumi orribili. C'è un costume terrificante quando lui fa la battaglia con Superman, in cui ha tipo dei...
tipo delle new rock tarocche tristi, brutte, tipo degli stivaletti con una zeppa sotto, bruttissimi, in cui lui si muove così e sembra tipo uno dei Transformers. Brutti, brutti, brutti. Sembra quasi che abbia rubato i vestiti alla creazione del dottor Frankenstein e Frankenstein Jr. È veramente brutto. Onestamente, sembra un po' un cretino. A me ha ricordato anche un personaggio che viene trasformato in zombie, che ha tipo quel stesso tipo di look d'abbigliamento che era in uno dei film della saga di Resident Evil. Ora non ricordo bene quale, boh, non ricordo assolutamente nulla, però boh, mi ha ricordato una cosa di queste, era brutto, era molto brutto. Lois Lane è una giornalista d'assalto e noi la vediamo con il tacco 12 correre da una parte all'altra. Non sappiamo se questo è nella sua personalità, ovvero quindi è un empowerment, oppure semplicemente perché è una donna e quindi deve fare tutto con i tacchi. Non c'è dato saperlo, perché il suo personaggio, diciamo, come vi ho detto, ha l'utilità di essere la fidanzata di e basta. Il film parla anche di politica, come non poter parlare di politica? Fa diversi riferimenti agli attacchi terroristici, ai kamikaze, ma soprattutto parla di immigrazione. L'argomento poteva essere approfondito e usato molto 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 meglio di così, però non è stato così. Una delle cose che viene condannata a Superman è proprio quella che lui viene da un altro pianeta e viene qui e fa come gli pare. Come non pensare questa frase con quelle che dicono voi politici populisti di destra, tipo gli immigrati vengono a casa nostra e fanno come gli pare. Sono lo stesso tenore. Inoltre ci sono i detrattori che manifestano fuori dal Senato contro Superman, che scrivono alieno uguale straniero, e secondo me è una cosa molto eloquente. Poteva essere approfondita molto di più questa cosa, ovvero che lui viene da un'altra parte, ma soprattutto la triplice identità di Superman secondo me poteva essere approfondita molto molto di più. In genere i supereroi hanno due identità, quella da supereroe e quella per la vita di tutti i giorni. Lui in realtà ne ha tre, lui è Kal-El. Il resto ha due identità fittizie, che sono Clark Kent e Superman. Il vero Superman Kal-El non viene mai a galla, non può uscire, non può vivere normalmente in nessuno stato che vive, eccetera eccetera. Secondo me questa poteva essere una cosa molto interessante da approfondire, che ovviamente non è stata approfondita. Questi tutti i film, se lo sapete o no, parlano di complesso edipico, ma questo si concentra molto molto di più sul complesso edipico. A Bruce Wayne sono stati uccisi i genitori e soprattutto questo lo legherà alla madre di Superman. Entrambe si chiamano Martha. Wow, come me, vedete? Sono una persona importante. Chi l'avrebbe mai detto? I miei figli saranno Batman e Superman. Se non Batman, chiamerò Kal-El mio figlio, ho deciso. Dico davvero, lo chiamerò Kal-El, come Nicolas Cage che ha chiamato il figlio Kal-El. Se l'hai preso in giro, poverino. Poi lo chiameranno Calogero, tipo. Come ti chiami? Calogero? No, Bruce Wayne è nel pieno del complesso edipico, contesta il padre che sarebbe Alfred, ed è ancora innamorato della madre, Martha, uccisa in un quartiere malfamato. Questa cosa la dice, i miei genitori sono stati uccisi in un quartiere malfamato, perché se fossero stati uccisi a Park Avenue era meglio. Oh, che bello, sono stati uccisi, però in un quartiere chic, un quartiere non da poveri. Tutto il complesso edipico dice che, insomma, il bambino si deve un pochino emancipare, deve sostituire la figura materna della madre con quella della donna per creare la coppia etero, bla 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 bla. Il punto è che Bruce non lo fa, e c'ha 50 anni, si vede effettivamente che lui sta ancora lì, non può entrare, diciamo, nella creazione di una coppia, semplicemente perché è ancora rimasto là con sta madre. Insomma, se ha 50 anni sta ancora lì col complesso edipico, inoltre fa le sparate alla rosicone, il che risulta che questo personaggio, volendo o meno, sembra un cretino. Dall'altra parte c'è Superman, che ha concluso il complesso edipico, è più giovane di lui, è più figo di lui, dimostra la metà dei suoi anni, è entrato nella corretta mascolinità e ha sostituito la figura della donna materna, della madre, con quella della donna, insomma, per la costruzione della coppia, ovvero Lois. Superman secondo me è un personaggio molto più interessante all'interno di questo film, ma anche un pochino di base. L'oscurità di Batman io non l'ho vista in questo film, sembra più un rosicone. Insomma, Superman secondo me era un personaggio molto più interessante, che va a finire che crepa come un cretino. Dall'altra parte c'è il cretino, ovvero Batman, che si autoelegge leader quando nessuno gli ha chiesto niente e quando è incapace di fare qualsiasi cosa. Dal finale si capisce che Superman non è morto. L'altra stizzitina alla politica è quella del dice Batman verso la fine, che insomma la politica prima ha fatto due scatole a Superman, lo voleva mandare a quel paese, e poi a un certo punto, quando è morto, super funerali di stato, è diventato eroe del secolo e lo celebrano come un soldato. Questa cosa viene detta un pochino così, poteva essere approfondita un pochino meglio. Secondo me forse l'intento di questo film era fare un film di supereroi che fosse lontano dal patriottismo e quindi forse anche lontano dalla politica di destra. Il risultato non è che ci sia riuscito molto, insomma, è un po' difficile, sinceramente. Tutto il film
ma sembra quasi un po' una lotta della mascolinità tra chi ce l'ha più duro, tra Batman e Superman. Quindi per una spettatrice 2 ore e mezza di film possono essere un semplice celodurismo, un semplice gioco a chi ce l'ha più duro, quindi può anche non piacere. Una delle cose che mi è piaciuta di questo film è ci sono dei pezzi di scenografia che sono molto molto brutti. Secondo me non hanno nemmeno approfondito molto la scenografia di casa di Batman, che poteva essere un punto abbastanza centrale della sua persona, che dà veramente tutto un habitat alla sua personalità, e non l'hanno fatto vedere praticamente per nulla. Questo secondo me è abbastanza un peccato. Però mi è piaciuta molto la casa che fanno vedere, che è in riva a un lago, un mare, non lo so. Mi è piaciuta molto l'architettura, perché sembrava quasi una casa di Lloyd Wright, che mi piace tantissimo come architetto, e quindi mi è piaciuta. Un altro dettaglio che voglio sapere se sono io una psicopatica che ho pensato questa cosa oppure no, è che quando l'ex Luthor viene rinchiuso all'interno della prigione, ha una divisa carceraria in cui c'è scritto 16TK421, e io sono andata a cercare che cosa potesse essere questo numero, perché io sono una fissata di queste cose. Insomma, ho pensato che forse in effetti c'era lo Stormtrooper di Star Wars all'interno della Morte Nera, che si chiamava TK421. Potrebbe essere collegata a questa cosa oppure no? Sinceramente sembra abbastanza un legame, un pochino ce lo volevamo vedere per forza. Però fatemi sapere. Il mio voto per questo film è Rullo e Tamburi 8. E ora starete dicendo: ok, l'hai criticato per tutto questo tempo. Il problema secondo me è che come film d'azione di base funziona, perché ha una struttura tipica del film d'azione che lo fa funzionare: regia, effetti visivi, montaggio e musica. Il problema è invece la caratterizzazione, ovvero come film dei supereroi non funziona secondo me, come film d'azione sì. Quindi se volete, se siete fan di un film d'azione e volete vedere un film d'azione, ci sta. Se siete fan di supereroi, secondo me non ci sta come film. Le tematiche tipiche dei supereroi, degli eroi in generale, non sono troppo approfondite. Secondo me la caratterizzazione, almeno per me che non ne so abbastanza, non mi piace particolarmente. Però ho apprezzato molto il fatto che in genere i film dei supereroi siano molto patriottisti, molto quasi nazionalisti. Questa cosa che non ci sia all'interno di questo film l'ho apprezzata molto. Fare un film di supereroi, forse tendente a destra, è molto complesso negli Stati Uniti. Quindi ok per il tentativo, però il risultato è molto... Voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo film, se vi è piaciuto, se vi ha convinto. Fatemi sapere se ho detto magari qualcosa di sbagliato per quanto riguarda i personaggi, se voi ne sapete di più, se avete notato delle chicche che io non so. Grazie mille ancora per aver visto questo video. Se vi siete iscritti al mio canale o vi è piaciuto questo video, avete messo mi piace, grazie mille. Se volete linkare questo video a qualche altro amico, boh, per parlarne, per instaurare una conversazione su questo film, grazie mille. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!